Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Dischezia, cause e sintomi. La dischezia è una defecazione difficoltosa o dolorosa causata da un'alterazione funzionale anorettale. I pazienti avvertono la presenza di feci nel retto e la necessità di evacuare, ma ne sono incapaci, nonostante il prolungato sforzo. La dischezia è dovuta alla mancanza di coordinazione tra i muscoli del pavimento pelvico e gli sfinteri anali. Il contenuto intestinale si arresta così nell'ampolla rettale ed i pazienti possono lamentare una sensazione di blocco barra ostruzione. La dischezia è uno dei principali sintomi dell'endometriosi. Inoltre, si riscontra nel caso di malattie del retto o dell'ano, malformazioni, processi flogistici o neoplastici eccetera, che rendono doloroso l'atto della defecazione, motivo per il quale questo viene evitato. Anche l'alterazione dei riflessi nervosi a livello dell'ultimo tratto di intestino, che normalmente favoriscono l'espulsione delle feci, possono provocare tale disturbo, esempio lesioni midollari, ictus e morbo di Parkinson. Nei soggetti anziani e debilitati, la dischezia può risultare da una scarsa eccitabilità o contrattilità retto-sigmoidea. Nei bambini, invece, può derivare dall'abitudine a rimandare l'atto della defecazione per inibizione degli stimoli che invitano allo svuotamento del retto. La dischezia di lunga durata, con sforzo cronico, può causare enterocele, ulcerazione o prolasso rettale di varia entità. Possibili cause di dischezia. Dischezia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Colite spastica, endometriosi, raga di anali, stitichezza, tumore del colon retto, cause rare. Gravidanza, ictus, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, sindrome dell'intestino irritabile. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it